Buonasera, ben trovati a questa edizione di Focus TG. Mentre si attende per mercoledì un'altra giornata di maltempo con forti temporali su varie zone della nostra regione, c'è da dire che è giusto fare anche una panoramica di quelli che sono stati i danni, di cosa abbiamo visto nei giorni scorsi, perché insomma sono stati fenomeni notevoli e anche i danni non sono stati soliti. Iniziamo con le richieste che sono state firmate per lo stato di calamità dai sindaci delle zone colpite dal maltempo nei giorni scorsi. Nelle campagne si lavora per tornare alla normalità e salvare il salvabile, negli uffici comunali altrettanto per avviare l'iter burocratico, premessa necessaria per eventuali risarcimenti a chi ha subito danni. Tromba d'aria del 2 agosto, firmata dai sindaci di San Biagio di Callalta, Salgareda, Monastiere e Zenson di Piave, la richiesta dello stato di calamità naturale da inoltrare alla Regione. Stiamo provvedendo nel formalizzare in modo ufficiale le richieste e per questo mi sono sentito anche con i sindaci di Salgareda, di Zenson di Piave, di Monastier, proprio per fare coordinare questa cosa in modo unitario. Predisposti anche gli avvisi alla cittadinanza che verranno affissi nelle bacheche comunali ma anche diffusi via social e sui siti dei comuni con le indicazioni da seguire per chi ha subito danni in seguito al passaggio della tromba d'aria che ha devastato quest'area della Marca. Invitiamo assolutamente a fare dei report fotografici e anche dei report descrittivi di quelli che possono essere stati i danni subiti. Attenderemo che la Regione ci dia istruzione per come raccogliere tutti questi materiali e poterli poi aprire le pratiche e rigirarli direttamente alla Regione per gli atti o per le procedure che saranno necessarie. E per questo invitiamo la cittadinanza proprio a tenere sotto attenzione i siti dei comuni oggetto del maltempo dove c'è stato l'evento e altri profili social dove potremmo sicuramente trasmettere le informative. Continuiamo con la nostra panoramica dei danni in Veneto, sono tanti, quindi vanno a colpire molte province, sicuramente ancora più gravi erano i danni che ha subito Montagnana. Porta Padova, Porta Legnago, mattoni caduti a terra per la furia del vento, una ventina gli storici merli. Sopralluogo dei tecnici della soprintendenza in mattinata Montagnana per verificare l'entità dei danni alla cinta muraria trecentesca, patrimonio di inestimabile valore. Fondamentale la raccolta dei detriti dei mattoni intatti che saranno usati in vista di un futuro intervento di recupero, ma saranno utilissimi anche nella fase preparatoria per fare il punto sul loro stato di conservazione. Si lavora intanto senza sosta su più fronti. In vista del Ferragosto si spera che a metà settimana Porta Padova, chiusa al traffico da venerdì pomeriggio, possa essere riaperta. Nelle campagne intanto molte aziende piangono perdite enormi. Questi sono meloni, il raccolto è andato, poche sono anche le speranze di recuperare le strutture di copertura. Nel pomeriggio in municipio le associazioni agricole si sono incontrate con Avepa, presente il comune, ne va di una delle principali fonti di reddito del territorio, l'agricoltura. In attesa che la Regione Veneto formalizzi lo stato di crisi chiesto dal sindaco Loredana Borghesan, anche i privati fanno i conti con i danni e sperano si profili all'orizzonte la possibilità di qualche rimborso. Per alcune zone le precipitazioni, proprio diciamo così, a livello di mera quantità, sono state epocali. Basta pensare a Piovene e Rocchette, si sono fatti i conti. 111 mm di pioggia il 31 luglio e quasi 98 il 2 di agosto. In poche ore si sono scaricati su Piovene e Rocchette 200 mm di pioggia, che è più o meno un quinto della pioggia che cade mediamente in Veneto tutto l'anno. Giusto per fare un ripassino è bene ricordare che in meteorologia un millimetro di pioggia equivale a un litro d'acqua caduto su una superficie di un metro quadrato. A conti fatti quindi è come se su Piovene e Rocchette fossero scesi 100 litri d'acqua per metro quadro in poco più di un'ora. Tanto per capirci stiamo parlando di 11 casse da 6 bottiglie da un litro e mezzo l'una, di quelle che si comprano al supermercato, per metro quadrato naturalmente. Con queste premesse viene facile capire come mai le vasche della Valle del Torrenton siano andate in tilt, facendo scendere in paese più colate di fango, sassi e detriti. Io dico che i fenomeni climatici stanno cambiando costantemente, lo vediamo ogni giorno.
non era prevista una situazione del genere a Piovene Rocchetta, anche perché avendo continuato a monitorare la valle nel vero senso della parola con il consorzio di bonifica in tutti i suoi sensi, ancora adesso abbiamo pagato caro questo evento atmosferico. Ecco quindi cosa accadrà nelle prossime ore nell'area interessata dal disastro. Adesso dobbiamo intervenire, stiamo intervenendo con il consorzio, stiamo intervenendo tramite il geologo della regione e il geologo della provincia che ci viene a trovare domani. Sarà nostro dovere, nostro compito, mio soprattutto, di sollecitare entro tempi brevi degli interventi proprio per andare in previsione. Dobbiamo mettere in sicurezza la valle, ma soprattutto dobbiamo garantire la sicurezza ai cittadini che abitano nella contrada Vrena, che è praticamente la contra storica di Piovene Rocchetta. Un dettaglio fondamentale in questo frangente sono i tempi, dato che il rischio di nuovi acquazzoni è sempre dietro l'angolo. Tempi certi, secondo me, dovremmo risolvere ed avere risposte certe entro il mese di agosto. Le ferie sono ferie, sì, però anche se si è in ferie bisogna anche nello stesso tempo lavorare. E quindi avanti tutta, avanti con la regione, avanti con la provincia, avanti noi come struttura, anche il consorzio, andremo a sentire anche Viacqua in questi giorni, proprio per avere risposte certe e soprattutto azioni forti e veloci e tempestive. Parliamo anche del ricordo delle grandi tragedie dovute alle disfunzioni idrogeologiche del nostro territorio, ovvero del Vajont, e c'è chi si appresta a difendere, diciamo così, all'arma bianca, un simbolo di quella tragedia. Non consentirò l'accesso a nessuno per la presa in possesso e fini dell'esproprio per l'allargamento della strada statale 51 di Arimanco. Questi sono, vede, gli unici ruderi che testimoniano il passaggio del disastro del Vajont. Si è autodenunciato alla Procura della Repubblica di Belluno e non intende arretrare di un passo per tutelare in ogni modo possibile quel fazzoletto di terra che custodisce da 56 anni uno degli ultimi siti che racchiudono la memoria della tragedia del Vajont. Lì a Fai di Longarone Giovanni Battista Protti è pronto a fare le barricate per impedire ad ANAS di prendere possesso dei terreni espropriati per realizzare una variante alla statale 51 in vista dei mondiali di sci Cortina 2021. Io sono figlio di superstiti, la mia famiglia come tale ha voluto mantenere questi ruderi che non sono mai stati né abbattuti né ricostruiti. Della chiesetta di Fae l'onda del Vajont ha risparmiato il sagrato ancora integro e nelle cui vicinanze è stata costruita una nuova chiesetta. Assieme alla chiesetta di Pirago, quello è un luogo da preservare, non da violentare ancora una volta, dice l'avvocato Protti, originario di Longarone, che da anni vive e svolge la sua professione a Padova. Sono disponibilissimo a prendere in considerazione altre parti della nostra proprietà che potrebbero essere interessate da questo, ma non sicuramente passare sui ruderi. Nella sua battaglia Protti è appoggiato dall'Associazione dei Superstiti del Vajont. Inutili gli appelli rivolti al sindaco di Longarone, Roberto Padrin. Io al sindaco Padrin ho scritto circa 4-5 volte nell'ultimo anno e mezzo. Mai ho ricevuto una risposta, una telefonata, una presa di posizione. La protesta sarà clamorosa anche a costo di un'azione penale. Se incorro in delle violazioni di precetti penali, ho già sollecitato il procuratore della Repubblica a esercitare l'azione penale. Non si può che essere sensibilizzati da questa presa di posizione, sarebbe veramente grave cancellare quella memoria, è un simbolo fortissimo, impressionante vedere questo sagrato ancora esistente. Speriamo fortemente che anche il sindaco di Longarone risponda, visto che 6 volte è stato sollecitato a prendere una posizione, speriamo insomma a favore di una deviazione di questa cosa. Parliamo invece
sempre del territorio, ma del territorio colpito dalla tempesta Vaia, e che guarda caso è anche quello più colpito dai lupi, con la predazione record dell'altro giorno, che ora è arrivata a ben 45 capi uccisi, perché nel frattempo quelli feriti sono morti. L'immagine è un simbolo che mostra la fragilità dell'ambiente montano e dell'economia delle malghe. Sullo sfondo gli alberi abbattuti dalla tempesta dello scorso autunno. In primo piano invece alcune delle 45 pecore uccise 5 giorni fa. Bilancio aumentato perché molti capi feriti sono morti. Dalla sua malga l'allevatore ricorda che mai era avvenuta una predazione così grave nel territorio. C'è mai stato un attacco così? Posso usare la strage, ecco, così? No, no, questo è più grosso, che anche ho parlato con quella che va a prendere, sì, diciamo le bestie morte, e ha detto che non ho mai visto una cosa del genere. Colpisce che la strage di pecore e di agnelli, solo parzialmente divorate dal branco di lupi, sia di queste proporzioni, ma c'è una spiegazione. Il problema è che non è che le ha prese per mangiarle, perché ne ha mangiato una, le altre sono tutte morte, soffocate, le hanno prese per la gola e soffocate. Ecco, secondo lei quanti lupi potevano essere per fare una cosa del genere? Per una cosa del genere 4, 5, 6... Però almeno dagli esperti che ho sentito, anche a veterinari, così, che se ne intendono, hanno detto che stanno per insegnare ai piccoli a cacciare. È stato un gioco per loro, un insegnamento come fare a attaccare e prendere la preda. A questo punto l'economia delle malghe, tra l'incudine del cambiamento climatico e il martello dei lupi non controllati, è veramente a rischio, perché le malghe non si portano avanti con statistiche e con rimborsi, ma soprattutto con la passione. I miei capi ci sono affezionato, ci lavoro 365 giorni all'anno, giorno e notte. È più bello che hai un agnello, una capra, una capretta, che ti affezioni anche, gli dai anche un nome. Arrivi a questi punti, è meglio lasciar perdere, è meglio. Andrò da qualche politico a mangiare a casa sua. È meglio lasciar perdere, dice, questo è il modo certo per far morire la montagna, quindi la sensibilizzazione su una soluzione a questo problema delle predazioni dei lupi deve essere assolutamente fatta. Ci fermiamo per una pausa.